in collaborazione con Babylon Café, Spiannata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari, 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582, oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Eccoci qua, ben ritrovati, Liguria Sportiva. Siamo per gli amici di Liguria, canale 118 del Digitale Terrestre. Siamo inoltre su Entella TV, canale 17, Entella TV Sport, canale 271, Tele Genova 2, canale 111 e Antenna Blu, canale 16. Siamo anche su Facebook, la nostra pagina ufficiale. Mettete mi piace, mi raccomando, perché nel caso potete anche intervenire mentre state vedendo la puntata con i vostri commenti, su quello che diciamo. Allora, talent scout, Giacomo, vero? E ne abbiamo parlato prima. Quali sono le doti per riconoscere un futuro talento, forse, del calcio femminile? Sicuramente a Ravano c'è la possibilità di vedere giocare, perciò si capisce perché, anche avendo solo una brava, a Ravano si riesce ad arrivare tipo quarti nella manifestazione, perché le signorine sono un po' paurose della palla quando arriva, non ci vogliono mai dare di testa. Poi va, secondo me, va molta fortuna e la disponibilità dei genitori. Io penso di essere uno dei più odiati dalle mamme, perché ho corrotto le figlie per portare a giocare. Il papà no, magari, ma le mamme non ce n'è molto che mi amano. E poi le portiamo a giocare, cerchiamo di farle allenare, che non siano uno stress, perché è unico, mi hanno spiegato che è l'unica federazione gioco calcio, perciò gioco, se non fai gioco sei rovinato. Però ripeto, poi se vinci tu mi insegni che è più bello partecipare, ma nella 12, finché giochi nella 12, nella 14 c'è questo splendido premio di rappresentare la tua regione a Coverciano, che lascia il tempo che trovi, ma per delle signorine che hanno visto, perché si ci va di solito i primi di giugno, e un po' prima c'è stata la nazionale, perciò ho avuto parecchi casi, i signorini mi dicevano, ma l'altro giorno qui c'era Totti, cioè, e perciò per loro non potremmo mai entrare in quel centro lì, non ci sarebbe possibilità. E facciamo... Quali sono forse le qualità che deve avere una ragazza per dire può andare sulla strada giusta, o comunque può forse diventare un futuro talento? Che in particolare sia una voglia sua, perché io ho sempre diviso due categorie, chi viene e chi è portata. Quella che viene perché è convinta ha una resa sicuramente diversa, chi è portata perché il papà lo vuole, però viene spinta, non viene di sua spontanea volontà. Invece magari chi è proprio appassionata, chi ha un fratello, chi ti può piacere a prescindere, anche se tuo papà e tua mamma non hanno mai giocato a calcio. Certo. Sì, io se posso aggiungere, devo dire che come selezionatore, lo dico non perché ho già, ma qua, le ragazzine diventate poi donne, ragazze, ecco, che sono passate, scoperte da lui, non faccio nome così, almeno nessuno non tiro un ballo a nessuno così, appena siamo tutti contenti, però posso dire che tante ragazze bravissime che ho avuto l'abilitativa, che hanno fatto anche, tra virgolette, carriera, sono state scoperte da questo signore qui di fianco a me, perché prese piccoline e poi hanno avuto, come ti dico, lui ha notato queste caratteristiche, quella che diceva prima giustamente, che vengono spontaneamente, è fondamentale, e sono tutte cresciute molto bene. Ripeto, non sto a fare i nomi, ma ce ne sono diverse che ho individuato e, come diciamo, ho scoperto di Giacomo Bruzzone, che poi hanno fatto l'iter della 12, della 15, della Serie C e sono andate anche più su. E sono tutte partite prevalentemente, non voglio togliere niente anche alle altre società, gli ma altri ce ne colleghi. Sono tanti, però ecco, volontari. Io non ho mai avuto una femmina, perciò c'è un maschio di 29 anni, perciò non posso essere. Sì. Aiutavo, ecco, penso parecchi anni fa. Posso farlo un nome io, allora, dai? Sì, certo. Visto che ho avuto il piacere di allenarlo, Giulia Tortarolo. Non mi hai tolto dalla bocca. Un fenomeno. Un fenomeno. Ora che non l'alleno più, posso dire una delle mie preferite tra le giovani. Potrei raccontare velocemente un aneddoto. Era una sua creatura. Arrivata la Under 15, viene l'ultimo anno di Under 15 per motivi di età. È il capitano, è la più forte, poteva forse anche darmi una mano sul campo, ma mi viene lo sfizio di farla giocare con le grandi. E le dico, senti, per dire alla ragazza, come diceva Giacomo, quelle che hanno voglia, dico, senti, non ti faccio fare l'Under 15, vieni a giocare con le più grandi, però attenzione, paghi dazio, perché con la 15 sei capitano e sei titolare, là te la devi andare a giocare. Lei mi guarda e mi dice, no, venga a giocarmela con lei.
poi vado a fare il torneo a Città di Castello, prima giornata do la formazione, parte titolare. Mi chiama da parte e mi dice, mister, ma mi fa giocare? Dico, beh, scusa, cosa ho provato a fare? Battiamo, quinto del primo tempo, cross dalla destra, colpo di testa a Tortarolo, rigori a uno, cosa di carta a zero. Ecco, tanto per dire la ragazzina, poi tu l'hai avuta, la conosci molto meglio di me, l'hai avuta come giocatrice. Mara ha detto, cosa hai detto? Che è una... Beh, è un fenomeno. Esatto, ecco. Esatto. Ecco, quello che dico, ho sempre detto a Giulia, tu hai il pane e hai i denti, devi solo aver voglia di mangiare ogni tanto, quando sei lì, forse un po' più di cattiveria, ma quell'età lì è difficile, però ha dei numeri effettivamente. In che cosa si differenzia il calcio femminile da quello maschile, proprio nell'allenamento oppure nel vedere giocare le ragazze? Hanno forse una questione caratteriale o di forza sicuramente? No, beh, sicuramente c'è un gap di forza che vabbè, non è paragonabile e sicuramente non c'è, almeno è un'eccezione la ragazza che fa pre-gioco, fa un lancio di 40 metri, ecco, per capirci. Però a livello tecnico-tattico non c'è nulla da invidiare. Noi abbiamo fatto qualche amichevole durante l'anno con delle squadre maschili, facendo delle ottime figure, anzi ogni tanto arrivava qualche ragazzo, cioè, mister mi allena, così almeno da voi la palla ve la passate, almeno da voi, come dire, cioè, si vede che c'è gioco. È ovvio che devi sopperire con un discorso di impostazione tecnica e tattica e movimenti. C'è tanto da lavorare, questo sì, a volte anch'io vedo delle partite e mi annoio, però mi vedo anche delle partite maschili e mi annoio lo stesso, ecco, anche, cioè, insomma. Vedo ogni tanto, ci sono anche tanti ragazzi che sono scarsi, nel senso che io vedo ho un campetto sotto casa, ogni tanto vedo giocare, vedo delle cose che dico, signore, meno male che le mie ragazzine farebbero meglio, ecco, però. Se mi permette, dato che la Tortarolo per me è una passione, perché lei aveva di suo che era figlia d'arte, era figlia di Mauri, un papà che ha perso parecchi anni fa, e che ci conoscevamo da un sacco di anni, ha insegnato a nuotare a mio figlio, e lui non voleva che giocasse a calcio, perché diceva che non era per niente femminile. E mi ricordo che una domenica gli ho detto, guarda, noi facciamo un torneo a San Michele, se vuoi. No. Allora, sabato mattina alle 8 mi telefono e mi dice, vieni sotto casa che ho le fotografie. Dico, ma non volevi? E invece ha cominciato a farla venire, poi gli è mancato il papà, perciò lei lo ha pagato tantissimo, è l'unica cosa che lo farà fino alla fine, perché è il ricordo di suo padre, che è una persona squisita, credo che sia stato mai espulso, mai ammonito, e lei è una figlia d'arte, perciò tanto merito, c'era tanto suo papà che gli ha insegnato di tutto e di più. Sì, e immagino che anche il tipo di allenamento sia diverso rispetto dei maschi, oppure no, le linee di guida no, sono le linee di guida sono le stesse, cambia magari l'intensità, voglio dire che se lo stop di petto è difficile, quello, lo stop di petto, ma quelle che sono veramente brave lo sanno fare. No, non cambia, non c'è differenza, è ovvio che l'intensità, i tempi di recupero sono diversi. Per far capire quanto sia uno sport prettamente maschile, non esistono, nella maggior parte, dei valori, dei parametri di riferimento delle donne. Cioè, se uno dice, devo fare tre volte i 300, in quanti secondi le devo fare? Vai a vedere nel libro allievi, giovanissimi, juniores, maschile, ci sono tutti i riferimenti. Gli unici test, diciamo, con dei risultati sono stati fatti solo sulle nazionali, del calcio femminile, di quelle proprio delle atlete della nazionale, che per cui non c'è un parametro di riferimento. Noi avevamo un preparatore che è preparatore anche della Prorecco di pallanuoto, di squadre anche professionistiche, per cui la preparazione è la stessa. È ovvio che la precisione o la velocità di esecuzione che può avere il Totti, se vogliamo parliamo di Totti, non ce l'ha sicuramente magari una giocatrice, però non c'è differenza a livello di tipo di tipologia di allenamento, è tutto tra virgolette più rallentato, ecco. Sì, però immagino sia anche sono anche meno cattive le donne negli scontri. Volevo arrivare a quello, come scontri. Non tutte, ma diciamo che le donne non è che sono meno cattive, hanno però una memoria d'elefante, sono molto più vendicative, si ricordano perché tre anni fa questa mi ha detto, questa mi ha fatto. Ecco. Magari poi la ritrovano e allora, riprendiamo. Riprendiamo. Mentre un uomo si danno delle grandi. Io mi sono anche allenata con dei ragazzi in promozione facendo il portiere, si davano delle botte dell'accidente in partitella, però finiva lì. Ecco.
Invece le donne si ricordano, sono molto più complicate da gestire a livello mentale. Ecco, a livello mentale gestire uno spogliatoio femminile è molto più faticoso rispetto a gestire uno spogliatoio maschile. Confermo assolutamente. Comunque confermo, perché ormai... Ho vissuto una bellissima esperienza, il calcio femminile arricchisce molto, come ho sempre detto. Sono un attore, vuole completare la sua passione, la sua carriera, diciamo, che sia pure dilettante, professionista, deve, dico sempre che con gli allenatori, fate un'esperienza del calcio femminile, non breve, lunga, in modo che vi arricchisca. Mi sono arricchito questi ultimi anni, anzi sono proprio contento di essere stato entrato in questo mondo, la quale sicuramente non esco più, e quando ne uscirò sicuramente non vado più nel maschile, questo da poco ma sicuro. Lo rimpiangerò. Immagino che sia un'esperienza che bellissima, appagante, le ragazze ti seguono, ti si affezionano, sono molto più determinate, guarda, sono molto più sveglie, mi dispiace dirlo perché sono un maschio anch'io, ma ho avuto a che fare, appunto, posso fare i confronti, ho sempre allenato io, quindi i ragazzi per virgolette sono un pochino più ingenui, un pochino più così, non direi una parola tontolone senza offesa, le ragazze della stessa età hanno ben altre determinazioni, devi solo essere, come diceva Mara, corretto, trasparente, non raccontare storie, essere diretto, a quel punto lì ti la seguono, speranza, ti seguono fino alla morte. Sì, ma credo che comunque l'aspetto psicologico ora come ora sia sempre più importante anche a livello maschile. I risultati di alcune nazionali, di alcune squadre sono date, si definisce gruppo, che poi è un aspetto prettamente psicologico. Se non c'è un'armonia non ci sono i risultati, poi non è che prendendo i giocatori migliori o le giocatrici migliori tu riesca a vincere un campionato, ci deve essere quel qualcosa in più che unisce, e si vede dai risultati anche di squadre, anche gli ultimi mondiali, che sulla carta avevano valori inferiori a livello magari tecnico-tattico, hanno trovato dentro di loro delle motivazioni per dare quel qualcosina in più e che hanno fatto la differenza. Eh beh, sì. Amici, state lì, diamo la linea un attimo ai nostri consigli pubblicitari, prendete nota e ritorniamo qui per l'ultimo giro di Boa Liguria Sportiva. In collaborazione con Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Per le tue vacanze estive ed invernali, Hotel Sommelier. Situato nella splendida cornice della Perla delle Alpi, l'Hotel Sommelier offre un'atmosfera confortevole e familiare, in grandi sale stile Liberty, dove i ricordi si perdono nella memoria. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Vi aspettiamo! Ottimi piatti e tanta cortesia. Ecco cosa potete trovare dalla Rosticceria Castelletto. Con le nostre specialità liguri, servizio catering e consegna a domicilio, possiamo accontentare ogni vostra esigenza. Ci trovate a Genova, in Spianata Castelletto. Rosticceria Castelletto, e buon appetito! Hearts will play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar and when the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. Macelleria da Claudio, parola d'ordine, qualità. Carni selezionate piemontesi, pollame allevato a terra, conigli, agnelli e suini di prima scelta. Prova anche le nostre specialità gastronomiche. Cima alla genovese, ravioli fatti a mano di nostra produzione, trippa in umido e tanto altro. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Si accettano ordinazioni e consegniamo a domicilio. Macelleria da Claudio, scegli la qualità. In collaborazione con Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova.
Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari, 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582, oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Eccoci qua, ben ritrovati cari amici, e ora, come di consueto, conosciamo meglio i nostri ospiti. Inizio dal nostro Ugo, che ce l'ho qua vicino comoda, per le novità, che ogni settimana c'è qualcosina. Sì, qualcosina c'è, però pochissimo, perché tutti adesso si sa cosa aspettiamo come componente. Aspettiamo l'11 agosto, aspettiamo chi sarà il nuovo presidente federale, speriamo che ci sia un nome che vada così, che accontenti tutti, che sia condiviso, ecco, mi viene il termine. E quindi siamo abbastanza sulle spine, perché da questo dipenderà molto le sorti del calcio italiano a tutti i livelli, ecco. Anche, soprattutto spero, già che siamo in argomento, che il nuovo presidente federale, chiunque questo sia, ecco, veramente dia un occhio di riguardo, abbiamo un occhio di riguardo per il calcio femminile, veramente lo stiamo aspettando veramente con ansia tutti. Il movimento è qui che fa il tifo, non si sa per chi, perché vogliamo essere neutrali, però vogliamo che il calcio femminile veramente assurga a quei valori, a quei dove merita, ecco. Il calcio femminile deve come si dice, decollare definitivamente. Speriamo, anche perché noi siamo qua con Liga Sportiva anche per quello, certo. Adesso, scusa Giacomo, per cavalleria volevo chiedere a Mara, che so che abbiamo parlato prima nel nero, che hai giocato fino a poco tempo fa. Sì, fino a due anni fa ho calcato i palcoscenici. Da quando hanno messo l'erba sintetica vedo giocando in porta, almeno non pretendo più, non mi sbucciavo più le ginocchia. Mi si è allungata la carriera, diciamo, fino a due anni fa. E come ho sempre detto alle mie ragazzine, non si arriva, come dire, non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale. Per cui arrivare a 46 anni a giocare comunque a buoni livelli è perché uno ha fatto in passato, quando era giovane, vita da atleta. Ecco. La vita intera. Diciamo, vita da atleta inteso, io non fumo, non bevo, non ho mai fatto uso di droghe, di conseguenza... mi sono sempre allenata, non ho fatto finta di allenarmi, e praticavo due sport, ho sempre fatto atletica e calcio, atletica e pallavolo, insomma, per cui avevo 15 anni, facevo 5 allenamenti la settimana e giocavo il sabato in Serie A, la domenica magari con la primavera, ecco. Per cui sento dire, non devo studiare, oppure hanno rimandato mia figlia, va male a scuola per il calcio, sono un po', insomma... Erano altri tempi, alibi, forse alibi. Altra mentalità. Ci vuole, penso, anche una grande costanza, perché comunque anche come regime alimentare... Beh, ora non il regime alimentare, insomma, questi ultimi due anni ho preso 10 kg, per cui non posso parlare, però ai tempi sì. E io ho avuto la fortuna di, quando sono passata da attaccante a portiere, di conoscere Duilio Falvo, che è stato per anni il mio allenatore personale, ed era anche un innovatore, nel senso che la figura proprio del preparatore dei portieri, personale, della preparazione atletica, insomma, tutta una serie di studi aveva fatto, che mi ha fatto sì che, insomma, io non, ripeto, nasco attaccante, non ho doti fisiche particolari, sicuramente all'epoca ero stata agevolata perché il retropassaggio al portiere l'ha messo nel 93 e io ero... giocando, essendo un ex giocatrice, ovviamente ero agevolata. Avendo praticato pallavolo, si era rotto i crociati il portiere titolare, ha detto Mara, proviamo te in porta, e da lì è nata, anche se nel mio intimo, in qualsiasi partitella, io vorrei sempre giocare in avanti, anche se non ne azzecco una più, ecco, proprio sono scarsa, fuori dalla porta, ecco. Però l'idea di fare gol è sempre stata, quello penso che più che di evitarlo, ecco. Infatti mi sono sempre trovata meglio nel parare contro giocatrici forti, perché io ho molto, come dire, prevedo molto la situazione, no? Avendo una visione di gioco, per cui magari dico, ah, questa vuol mettermi la palla là, faccio già un passo a sinistra, magari questa sbaglia il tiro, ho fatto un anno di Serie C, ho preso magari 2-3 gol di quelli gollontoli, evitabili, proprio perché nella mia testa avrebbe messo la palla a sinistra, questa ha sbagliato e ho preso gol, ecco. Poi ho fatto magari parate incredibili in Serie A, ecco, per cui è un po' così. Vabbè, ma ci sta anche quello, perché poi appunto va... Ma sì, il portiere molte volte è istinto, cioè uno infatti. Se ha tempo, quando pensa, la palla è già passata, ecco. L'istinto va anche allenato, perché poi ci sono determinati esercizi che ti...
insomma, che un buon preparatore ti sa far fare, ecco. Ecco, Giacomo, oltre ad essere un tale scout, chi è stato Giacomo Bruzzone? È un appassionato di pallone, ho cominciato con Penso un po' di anni fa, una quindicina, mi viene a darmi una mano, poi sono rimasto anche perché nelle scuole a Cavano nessuno voleva portare le femmine, poi sono rimasto lì, abbiamo messo su delle squadrette con la Goliardica, poi ho cambiato solo di maglia perché i campi erano sempre gli stessi, sono passato all'Atletic, adesso quest'anno sono, tanto per cambiare area, sono al Meeting Club Valestulla, e perché ho trovato una realtà all'inizio all'Acqua di Rosa, un bel mondo. Ci divertiamo, speriamo di, se vince è meglio, ripeto, ma non è essenziale, anche se qualche soddisfazione me la sono tolta perché qualche volta con l'Under 14 sono riuscito a vincere il calendario e il campionato e andare a Coverciano, ma ripeto, non è che poi è un weekend tra sabato alle 14 e torni domenica alle 14, proprio 24 ore, però per loro è molto bello dormire a Montecatini, sono esperienze per le signorine molto belle. C'era anche un bellissimo torneo spagnolo che lo facevamo a Marassi e anche lì le signorine, vedere la panchina dove si era seduto il giocatore o del Genoa o della Sampdoria, erano tutte... Eh sì, però è sempre un'esperienza che... Sì, poi loro mi dicono che io do molto a loro, invece non è vero, sono io che prendo da loro perché mi danno una carica... Arrivi che sei incavolato, invece dopo 5 minuti ti passa, piove, comincia a dire cappero piove, perché non si gioca? Allora devi bagnarti, però lo fai volentieri, almeno finora ci riesco. Poi. Posso citare certo. Una cosa, è venuta in mente una mia esperienza da allenatore, avevamo una partita di Coppa Italia tipo al 6 gennaio a Tradate, campo di Stella Ricò, una nevicata, escono i maschi, vedono la neve, li fanno rientrare e noi 13 siamo usciti e detto... la neve non mi interessa, domenica potrebbe esserci la neve, fuori, e siamo andati a fare allenamento, meno male non si è ammalato nessuno, però a parte io che non mi alzavo più il giorno dopo, però vabbè, quella era ancora già l'età. Più bello per dire. La tempra, il freddo. No, vabbè, lì era la dire, volevamo vincere quella partita perché insomma il Tradate all'epoca per noi era un derby e infatti poi abbiamo vinto. Vedi anche questa piccola differenza. Che e poi finché ti diverti, ripeto, la forza, la forma mi principale. Hanno credo insultato... per un'ora e 40, però vabbè, ci sta. Ma penso che poi andrà crescendo e ringrazierà. No, sarà stato 20 minuti, poi dopo ti diverti, ti sì, diverti. Sì, certo. Ormai sei lì. Sono quelle cose che poi continuano a raccontare. Ti ricordi quando ci hai fatto allenare? Ti ricordi quando hai detto? Ti ricordi quando hai fatto? Insomma, che poi fanno quello che poi ti lascia fondamentalmente il calcio femminile è questi comunque i rapporti umani che riesci a instaurare. Io ho giocato un anno a Spezia, 20 anni fa, e sento e vedo ancora dei dirigenti e delle ragazze che hanno giocato lì, e voglio dire, abbiamo giocato un anno, ecco, non è che abbiamo giocato 20 anni insieme, che dici? Certo, però... i rapporti comunque rimangono, questo è anche bello, come spero che anche voi... E questo è l'impagabile, scusa se ti interrompo, di essere ricordato in bene, esatto, da qualsiasi signorina, adesso ce n'è una che ha avuto un bimbo all'inizio di luglio, cioè... Io ho visto Puffetta, adesso è una mamma, cioè, ripeto, essere, è quello che ti, almeno, a me mi ripaga moltissimo, non è certo il rimborso come diceva lei, perché saremmo del gatto, però è un fattore della riconoscenza e di come sei ricordato. Assolutamente io, sì. Fortunatamente io faccio una professione, quella di consulente del lavoro, che è molto impegnativa, però su alcune cose posso gestirmi, magari vado a lavorare sabato alle 9 di sera, sono a lavorare, però posso, certo. Magari scappo un'ora prima perché c'è da fare un allenamento, andare a vedere magari una ragazzina, insomma. Sì, sì, il tempo si trova sempre. A gestire. Grazie davvero, grazie a voi. Mara Morin, grazie. Grazie a voi di averci ospitato. Grazie a Giacomo Buzzone e ovviamente a Ugo Grazie Mara, a voi come sempre. Ci troveremo sicuramente. Bene, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo tutti i giovedì alle 21 e il sabato alle 21 su Tele Liguria, su Entella TV canale 17, Entra TV Sport canale 271, Telegenova 2 canale 111, su Facebook la nostra pagina ufficiale e anche su Antenna Blu canale 16. Grazie a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. Ciao! In collaborazione con Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque mente pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it.